Buonasera, do questa comunicazione. C'è stata un'altra lezione dedicata interamente a Thomas Mann il 5 marzo del 2013. Siccome è tutto ripreso, allora, se qualcuno vuole congiungere quella di stasera, che è completamente differente a quella del 5 marzo del 2013, do questa indicazione per chi avesse voglia, delle volte anche necessità, di saperne di più su Thomas Mann. L'altra è una commovente curiosità che indica qual è il livello di ampiezza della popolarità di Mann nel mondo. Nel 1988 esse appuntate nelle edicole un fumetto che si chiama Scorpio e che c'è ancora. Io colleziono la parte interna e me la faccio anche rilegare perché è molto bella e per i collezionisti è una cosa importante su cui tanto ci sarebbe da dire. Il fumetto è argentino. Gli autori si chiamano Wood e Olivera. La splendida storia, popolare ma splendida, si chiama Gilgamesh, dall'eroe del mito. A un certo punto si trovano in una parte della galassia dove c'è la genialità, la grandezza, la finezza dello spirito, che è rappresentata dal fatto che c'è Mann. E quindi Mann diventa, l'ho riportato lì, l'ho copiato a china con i miei mezzi. Interessante questo fatto perché dobbiamo invece riscontrare un calo di popolarità immenso che si differenzia enormemente da quello che era la passione generazionale della mia generazione per questo scrittore, al quale si guardava e morendo nel 55 passò per la mia generazione addirittura ai livelli della venerazione, non più dell'entusiasmo, del fatto di collezionare le opere e quant'altro. Collezionare le opere non era facilissimo allora, perché il suo durissimo antifascismo e antinazismo l'aveva portato ad essere escluso dalle traduzioni. Infatti, la mia edizione della Montagna Incantata porta la magica data del 1945. Prima non era riuscito a passare. E questa dimensione, che è una delle tante a cui si può fare riferimento, è molto dolorosa, pensando che oggi non lo ricorda praticamente più nessuno. Prendo ad un anno dalla morte, quindi al 56, un ritaglio di quelli che facevo, avevo allora 17 anni, ed è un bravo giornalista del resto del Carlino che è andato a
osservare come fosse composta una delle tante biblioteche, era un maniaco della conservazione dei libri, ed è quella del suo piccolo ufficio di Zurigo. In una parte della biblioteca, qui conservata, vedo Gogol, Dostoevsky, Heine, von Kleist, Nietzsche, Freud, von Hommastall, una biografia di Wagner, l'intera opera di Goethe e alcune opere dei romanzi suoi, di Mann, tradotte in tante lingue straniere. Mann era conosciuto benissimo in 27 paesi e fra questo c'era il Giappone. Poi improvvisamente vedo i manoscritti dei suoi romanzi. Li prendo in mano, una calligrafia regolare, nervosa, orientata a destra con ampie volute gotiche, rarissime le cancellature, ma talvolta però ripetute e tormentate. Nell'archivio ci sono inoltre documenti che dimostrano il sistema di lavoro di Mann, la sua fedeltà descrittiva, il suo sfibrante impegno con la realtà. Per esempio, ecco che compare il ritratto di Zazà, protagonista di Felix Krull, ritagliato da un numero della Die Folk dei primi anni del secolo. Zazà rivela un portamento mondano, ha un'espressione ammiccante in cui si mescolano la leggerezza, l'eleganza e la civetteria. Poi c'è una cartolina che rappresenta il grande albergo di una stazione di acque termali del 1906. Il mio accompagnatore mi racconta che Mann in questa cartolina ravvisava una certa uguaglianza umana tra gli snob e i camerieri, tipico il comportamento di chi serve e di chi è servito, la stessa aria settica, la stessa scarsa convinzione nei veri valori della vita, la stessa obbedienza alle regole di una società compiaciuta di sé. Infine, su una vetrina, sono esposti gli auguri per il suo 60° compleanno. Chi scrive questi auguri? Benedetto Croce, José Ortega y Gasset, Aldous Huxley, Bruno Walter, Paul Valéry, Stefan Zweig. Sono attestazioni di affetto, di solidarietà, per la sua resistenza al nazismo, per la sua opera narrativa. L'archivio mostra sufficientemente ciò che deve essere stata l'esistenza di Mann, un che di titanico, di wagneriano, un superbo engagement intellettuale, una fatica possente, incoraggiata dal successo e dalla eterna speranza. La speranza che aveva era quella di essere sempre più perfetto, senza più grande, sempre più in alto nella cerchia degli uomini cui egli rivelava con la misericordiosa intelligenza del suo genio la tragedia e l'ironia del nostro destino. Maldini infatti lasciò il Carlino e si mise a fare romanzi per conto suo. Era ad ogni modo un altro vivere della stampa. Come pedagogista ho una cosa che non mi va giù, perché mi tocca lodarlo a non finire,
ricordando quando 15-16 anni ne eravamo folli addirittura, ma è un autodidatta. Ha studiato pochissimo e male. Si è fatto per i fatti suoi. Quindi da questo punto di vista non mi va bene e nel prendere in mano il volume a cui faccio riferimento, la tenebrosa, strana storia di un amore di uno scrittore cinquantenne per un ragazzino bellissimo, polacco incontrato a Venezia, che si chiama Tazio. Siccome è tutta la vita che lo colleziono e lo studio, so che Tazio non è esistito, ma il suo equivalente femminile c'è. Sono riuscito a trovare una cronachetta di un giornalista di Los Angeles che ha assistito al fatto che il vecchio scrittore stava regalando l'ira di Dio di manoscritti, libri preziosi a una ragazzina che li meritava, almeno a vederla, e che lei rispondeva reale, cioè davvero, nel senso che appunto in Mann c'è una cosa e c'è anche il suo contrario. E quindi con la devozione che gli dobbiamo da europei, invece di passare subitissimo a Tazio e all'innamoramento del vecchio scrittore a Venezia, prendiamo la parte finale della Dr. Faustus, libro attualissimo in questo momento, perché il Dr. Faustus non c'è, ma tanti dottorini Faustus ce ne sono da tutte le parti che credono d'esserlo, ed è ancora più pericoloso che esserlo davvero. Cosa contiene il monumentale Dr. Faustus? La storia di un musicista, Adrian Leverkühn, narrata dall'amico adorante, che ha solo il compito di raccontare, ha un nome programmatico ed augurale, si chiama Serenus Zeitblom. E cosa succede nella vita del Dottor Faustus, che non si chiama Dottor Faustus, si chiama Adrian Leverkühn, e che lui scopre che si può ancora vendere l'anima per avere la possibilità di fare il brano musicale. Nella fattispecie è una prima sperimentazione dodecafonica della propria vita. Alla fine pagherà le conseguenze dell'avere osato proporre questo mercato, perché il diavolo c'è e il mercato lo accetta, ma come al solito vuole l'anima e l'avrà. È una gigantesca metafora di quello che lui vide accadere con un immenso dolore a partire dal 33 fino alla sua fuga negli Stati Uniti, dei quali prese anche la cittadinanza, fino alla tragica vicenda del geniale, meraviglioso figlio Klaus Mann, il quale del pari prese la
cittadinanza, si arruolò nell'esercito americano, combatté contro i suoi connazionali di un tempo, gloriosamente per tutta la penisola, e congedato si suicidò. I figli di Mann ebbero sorti molto impietosi. I suicidi sono due, Erika e Klaus. La vita degli altri è uno sfacelo, malattie nervose, ricoveri. Mi venne da mestamente sorridere quando, con Anna, andando a vedere la montagna incantata, che è Davos, era, non c'è più. È un ospedale, ma non più per le malattie che curavano ai tempi di Thomas, cioè la tubercolosi e simili, ma è un ospedale psichiatrico. Esiste, funziona, ma ha cambiato vocazione. Perché, a proposito, la montagna incantata, perché il suo secondo libro, il primo è I Buddenbrook, risente dei presentimenti che si coglieranno moltissimo nel libro stupendo di Mann, Klaus, scritto poco prima del suicidio, La svolta. Cadere nelle loro grinfie, dicono i biografi, era qualcosa di terribile, perché la famiglia era composta del gigante, chiamato non a caso il mago, il fratello Eirik, è quello famosissimo nella storia del cinema perché è quello dell'angelo azzurro. E Eirik fu severo fino alla fine. Quando nasceva la Germania comunista, che poi cade, come è noto, nell'89, si precipita a Berlino Est e sarà scrittore comunista, scrittore legato al partito, fino alla fine dei suoi giorni. Non è, siccome c'è il gigante, da considerare di serie B. Eirik è un grandissimo autore e spiega delle cose che altri non rivelano. La stessa cosa si può dire anche di Klaus, e anche Golo, finito male anche lui, il quarto figlio, scrive anche lui. Si chiamano tutti maghi, così come chiamavano il babbo, e qui vi leggerò fra un poco la determinazione che porta a definire mago questo straordinario babbo. Adesso passo a uno dei documenti più lancinanti, più tremendi della letteratura europea del Novecento. Le ultime pagine del Dottor Faustus. Bisogna fare un reverente omaggio all'amico di Mann, Arnoldo Mondadori, tipografo ad Ostiglia, terza elementare, amico molto precoce del genio e suo stupendo editore. Tutta l'opera è in carta india con rilegature in tela, anche per chi come me lo rilegge ogni tanto, è indistruttibile. Qui siamo giunti a quello che lui chiama l'epilogo.
tutto si è compiuto. Il patto col demonio ha dato i suoi frutti, ma il demonio ha voluto anche il resto. Nella feroce battaglia Adrian è morto. E qui siamo al cadavere con l'apparato dodecafonico risultato vincente. Con i critici, come al solito, non hanno capito niente. Con il pubblico, che è meglio dei critici, invece ha capito, con l'idea che l'amico, che ha un nome programmatico, si chiama Serenus, Zeitblum, rifletta, ci dica dove siamo giunti. Epilogo. È fatto. Un vecchio curvo, quasi affranto dagli orrori del tempo nel quale ha scritto e da quelli che sono stati oggetto della sua scrittura, guarda con incerta soddisfazione il grande mucchio di carta animata che costituisce l'opera della sua diligenza, il prodotto di questi anni troppo pieni di ricordi e di avvenimenti. Ho assolto un compito non adatto alla mia natura, al quale non ero nato, ma chiamato dall'amore, dalla fedeltà, dalla testimonianza. Ciò che questi possono dare, ciò che può dare la dedizione, è stato dato. Io devo esserne contento. Quando mi accinsi a scrivere queste memorie, a delineare la biografia di Adrian Leverkühn, non c'era da parte dell'autore né per l'arte del protagonista la minima speranza di poterle ormai comunicare al pubblico. Ora che lo stato mostruoso che teneva stretto fra i suoi tentacoli il continente e più del continente ha finito le sue orge, ora che i matadores si fanno avvelenare dai loro medici, cospargere di gasolina, bruciare affinché di loro non rimanga assolutamente nulla. Ora dico, si potrebbe pensare anche alla pubblicazione di questa mia opera devota. Ma secondo la volontà di questi malvagi, la Germania è ora talmente distrutta fino alle radici che non si osa sperare che essa possa ridiventare presto capace di una qualsiasi attività culturale, sia pure anche solo la produzione di un libro. E difatti ho già pensato qualche volta di studiare il modo di fare arrivare questi fogli in America, affinché siano presentati per il momento agli uomini di laggiù, non in tedesco, ma nella traduzione inglese. Sento che ciò non sarebbe proprio contrario agli intendimenti del mio povero amico morto, certo al pensiero della strana impressione che il mio libro dovrebbe fare in quell'atmosfera morale. Si aggiunge la preoccupante probabilità che la traduzione in inglese, perlomeno di certe parti troppo radicalmente tedesche, debba risultare impossibile. Prevedo inoltre il senso di un certo vuoto che mi affliggerà quando, con brevi parole, avrò reso conto della morte di quel grande compositore e avrò messo la parola fine sotto il manoscritto. Mi mancherà il lavoro, per quanto sconvolgente e faticoso, che tenendomi occupato come un dovere continuativo mi aiutò a vivere gli anni che in ozio sarebbero stati ancora più gravi da tollerare
E invano per il momento cerco un'attività che possa sostituire quella mia fatica. È ben vero che le ragioni per le quali 11 anni or sono abbandonai l'insegnamento crollano sotto i tuoni della storia. La Germania è libera, se si può chiamar libero un paese distrutto e non più maggiorenne. E può darsi che non ci siano più ostacoli al mio ritorno a far scuola. Monsignor Intempformer me l'ha fatto notare incidentalmente. Ritornerò dunque a instillare a una terza classe di liceo il concetto della civiltà nel quale il rispetto per le divinità dell'abisso si fonda in un'unica pietà col culto morale della ragione e della chiarezza olimpica. A me, io temo che in questo selvaggio decennio sia venuta su una generazione che non comprende il mio linguaggio, come io non comprendo il suo. Temo che la gioventù del mio paese sia troppo straniata perché io possa ancora fare il maestro. Dirò di più. La Germania stessa, questo sciagurato paese, mi è diventata estranea, profondamente estranea. Appunto perché sicuro della fine orribile, mi sono tenuto lontano dai suoi peccati e ho ritirato la vita in assoluta solitudine. Non dovrò mai domandarmi se era bene fare così. E ancora, l'ho poi fatto davvero? Sono stato attaccato fino alla morte a un uomo dolorosamente importante e ne ho descritto la vita che non ha mai cessato di procurarmi un'angoscia affettuosa. Ho l'impressione che questa mia fedeltà possa servire da compenso all'aver scansato con orrore le colpe del mio paese. Affetto di amico mi vieta di descrivere ampiamente in quali condizioni Adrian si sia riavuto dopo le 12 ore di incoscienza nella quale la scossa della paralisi lo aveva sprofondato davanti al pianoforte. Egli non si riebbe, ma si ritrovò diverso da quello che era stato, ridotto a un consunto involucro della sua persona che non aveva più nulla a che vedere con colui che era stato chiamato Adrian Leverkühn. Tant'è vero che la parola demenza significa in origine nient'altro che la deviazione dal proprio io, lo straniarsi da se stesso. Dirò allora soltanto che la permanenza a Piessering non fu più possibile. Rüdiger kidnappa e io ci addossammo il grave compito di trasportare il malato preparato per il viaggio dal dottor Kürbis con droghe calmanti fino a Monaco nella clinica neurologica del dottor Oslin a Nymphenburg, dove Adrian passò 3 mesi. Nella prognosi l'esperto specialista aveva dichiarato immediatamente senza riserve che si trattava di una malattia mentale che poteva soltanto progredire. Disse però che appunto nel progredire i sintomi più violenti si sarebbero attenuati e che con cure opportune ridotte a farsi più tranquille se non più promettenti. Proprio in questa informazione ci fu di che indurre Schnidap e me, dopo vari consigli, a non avvertire per il momento la madre di Adrian, Elspeth Leverkühn, nella fattoria di Bickel. Era certo che la notizia di una catastrofe nella vita del figlio sarebbe subito accorsa. Se la cura poteva non aspettarsi qualche effetto calmante, ci parve più umano risparmiarmi la visita impressionante, addirittura insopportabile, della sua creatura non ancora migliorata dall'assistenza della clinica. La sua creatura. Questo, infatti, e niente
tutt'altro. Era diventato Adrian Leverkühn. Quando la vecchia signora arrivò un giorno, l'anno volgeva già verso l'autunno, a Pfeffering per portarselo nella nativa Turingia, nei luoghi della sua infanzia, ai quali l'ambiente dove viveva aveva già corrisposto da tanto tempo in modo così strano. Egli era una creatura debole, un pargolo che non conservava più alcun ricordo, o semmai un ricordo molto vago dei voli gloriosi della sua virilità, e al pari di una volta si attaccava alle sottane di lei, costrette con un tempo altri a curarlo, a guidarlo, a sgridarlo, a invitarlo a non commettere sgarberie. Non si può immaginare cosa più commovente e terribilmente miserabile di uno spirito ardito e superbo, emancipatosi dalla sua origine, che dopo aver descritto un arco vertiginoso sopra il mondo ritorna affranto al grembo materno. Io però ho la convinzione, dovuta ad impressioni precise, che il grembo materno, nonostante l'immenso dolore, accoglieva un siffatto ritorno tragico non senza soddisfazione, non senza contentezza. In fondo, per una madre, il volo d'Icaro del figlio eroe, la sublime avventura virile dell'uomo, che non è più sotto la protezione, è un'aberrazione tanto colpevole quanto incomprensibile, donde ella senta risuonare con segreta mortificazione le parole lontane e severe: «Donna, io non ti conosco». E così ella riprende nel suo grembo la povera cara creatura, caduta e annientata, tutto perdonando e pensando che questa avrebbe fatto meglio a non staccarsene mai. Ho motivo di credere che negli abissi della demenza di Adrian fosse vivo un raccapriccio di fronte a questa dolce umiliazione, un istintivo dispetto contro di essa, come residuo del suo orgoglio, prima che vi si rassegnasse nel torbido godimento di quella comodità che un'anima infinita sa conquistare attraverso l'abdicazione spirituale. Questa istintiva ribellione e il desiderio di sfuggire alla madre trovano conferma, almeno in parte, nel suo tentativo di suicidio, quando gli facemmo capire che Elsbeth Leverkühn era stata avvertita del suo maestro e stava per arrivare. Era andata così. Dopo 3 mesi di cura nella clinica Oechlin, dove potevo vedere l'amico solo di rado e per pochi minuti, si era raggiunto un livello di tranquillità, non dico di miglioramento, ma di calma, che permise al medico di consentire alla cura privata nella quiete di Pfeffering. Ciò era consigliabile anche per ragioni finanziarie. In questo modo il malato fu accolto nell'usato ambiente. Da principio dovette accettare la sorveglianza dell'infermiere che lo aveva accompagnato, ma il suo contegno giustificò anche l'allontanamento di questo sorvegliante, sicché la cura fu di nuovo affidata alla gente della fattoria, soprattutto alla signora Feigestil, che da quando Gerron le aveva portato in casa una nuova nuora robusta, mentre Clementina era diventata la moglie del capostazione di Valsut, doveva soltanto l'usufrutto e aveva tutto il tempo di dedicare la sua umanità all'inquilino di tanti anni, che da un pezzo era diventato quasi un figlio. E gli aveva fiducia in lei come nessun altro. Si vedeva che la sua massima soddisfazione era starsene seduto con lei, tenendola per mano, o nella stanza dell'abate, o nell'orto dietro la casa. Così lo trovai quando andai a visitarlo per la prima volta a Pfeffering. Lo sguardo che mi lanciò vedendosi che mi avvicinavo aveva un che di rovente, di sfarfallante,
e con mio grande dolore si rannuvolò rapidamente in un tetro dispetto. Probabilmente aveva riconosciuto in me il compagno della sua esistenza lucida, che non desiderava rievocare. Quando a un cauto invito della vecchia signora perché mi rivolgesse una buona parola, il suo volto si oscurò ancora più e divenne persino minaccioso. Non mi rimase altro che ritirarmi col mio dolore. Intanto però era venuto il momento di compilare la lettera che con tutti i riguardi doveva informare sua madre circa la situazione. Rimandarla ancora sarebbe stato come negare i diritti di lei. Infatti il telegramma che annunciava la sua venuta non si fece attendere nemmeno una giornata. Adrian, come ho detto, fu informato dell'imminente arrivo, ma non si ebbe la certezza che gli avesse ben compreso la notizia. Se non che un'ora dopo, mentre lo si credeva addormentato, uscì di casa non visto e fu raggiunto da Gereon e da un domestico solo quando in riva al lago si era tolto gli abiti ed era entrato fino al collo nell'acqua già profonda presso la riva. Stava per scomparirvi allorché il domestico si buttò nel lago e lo trasse fuori. Mentre lo riportavano alla fattoria, rammontò più volte il gelo dello stagno, aggiungendo che è molto difficile annegarsi in un'acqua nella quale si è già nuotato e fatto il bagno tante volte. In quello stagno però non lo aveva fatto mai. Lo aveva fatto nella conca delle mucche, al suo paese, da ragazzo. Secondo il mio sospetto, che è quasi certezza, sotto il suo vano tentativo di fuga ci doveva essere un'idea mistica di salvezza che era molto familiare alla vecchia teologia, specialmente al primo protestantesimo. La credenza, cioè, che coloro i quali hanno commercio col demonio possano salvare la loro anima rinunciando al corpo. Adrian agì probabilmente anche secondo quest'idea e Dio solo sa se si fece bene a trattenerlo dal compiere il suo atto. Non tutto quello che avviene nella pazzia va impedito per questa sola ragione e nel nostro caso il dovere di conservare la vita non fu compiuto, si può dire, se non in favore della madre, poiché una madre preferisse indubbiamente ritrovare un figlio infante che un figlio morto. Venne dunque la vedova di Jonathan Levercun, con quegli occhi bruni e coi capelli bianchi stirati, decisa a riportare all'infanzia il figlio sperduto. Quando si incontrarono, Adrian stette a lungo tremando contro il seno della donna che chiamava ancora mamma, dandole del tu, mentre a quell'altra, che ora si riteneva lontana, aveva dato del lei, pur chiamando anche lei mamma. Ed essa gli parlò con quella voce ancora melodiosa, per la quale tutta la vita aveva negato il canto. Ma durante il viaggio nella Germania centrale, nel quale i due finirono fortunatamente accompagnati dall'infermiera di Monaco che Adrian conosceva, ci fu senza apparente motivo uno scoppio di collera da parte del figlio contro la madre, un attacco di furore che nessuno si sarebbe aspettato e che costrinse la signora Leverkun a fare il resto del viaggio, quasi la metà, in un altro scompartimento e lasciare il malato solo con l'infermiere. Fu un incidente isolato che non si ripeté più. Già nel momento in cui, arrivando a Weissenfels, essa si avvicinò, egli gli manifestò affetto e gioia e la seguì poi per la casa ad ogni passo, docilissimo e devoto a lei, che gli si dedicava interamente e con tutto quell'abbandono di cui soltanto una madre è capace. Nella casa di Bickel, che da anni era pur governata da una nuora e dove crescevano due nipoti,
Egli abitò quella stessa stanza al piano di sopra che da ragazzo aveva condiviso col fratello maggiore e di nuovo vi oscillavano davanti alla finestra, finché i rami dell'olmo e quelli del vecchio tiglio fiorito, al cui meraviglioso profumo nella stagione in cui era nato e gli dava segni di comprensione, abbandonato ormai dalla gente della fattoria al suo cupo originale, se ne stava lungamente all'ombra dell'albero sulla panca rotonda dove un giorno Anne, la stalliera sbraitante, aveva istruito noi ragazzi a cantare i canoni. A fargli moto pensava sua madre, intraprendendo a braccetto con lui le passeggiate per la silenziosa campagna. A coloro che incontravano, egli stringeva la mano, mentre quelli e la signora Lüberkun si scambiavano occhiate di intelligenza. Io rividi il diletto amico nel 1935, quando, ormai in pensione, andai a portare a Bückel i miei tristi auguri per il suo 50° compleanno. Il tiglio era in fiore ed egli stava seduto a piedi dell'albero. Confesso che quando mi avvicinai a lui e a sua madre, con un mazzo di fiori in mano, le ginocchia mi tremavano. Egli mi parve diventato più piccolo, forse perché stava curvo guardandomi, col viso smagrito, un viso da ecce homo, nonostante il colore agreste e sano della pelle, con la bocca aperta, gli occhi senza sguardo. Se ultimamente non aveva voluto riconoscermi a Pfeffering, io ero certo che non collegava alcun ricordo con la mia persona, nonostante le esortazioni della vecchia genitrice. Di tutto quanto gli dissi sul significato di quella giornata e della mia venuta, non capì evidentemente nulla. Soltanto i fiori attirarono un momento la sua attenzione, poi anch'essi rimasero trascurati. Lo vidi ancora una volta nel 1939, dopo la sconfitta della Polonia, un anno prima della sua morte, alla quale la mamma poté ancora assistere a 80 anni. Allora ella mi accompagnò su per le scale, nella camera di lui, dove entrò con queste parole incoraggianti. «Venga, venga pure avanti. Egli non la vede». E io rimasi fermo sulla soglia, in fondo alla camera, su una sedia a sdraio volta verso di me, così che potevo vederlo in faccia, giaceva sotto una leggera coperta di lana colui che un giorno era stato Adrian Lüberkun, la cui parte immortale porta ora questo nome. Le mani pallide di cui avevo sempre amato la conformazione sensitiva stavano incrociate sul petto come quella di una figura tombale del Medioevo. La barba ormai grigia rendeva ancora più lungo il viso scarno, facendolo somigliare stranamente a un gentiluomo del Greco. Qual gioco ironico fa la natura se può tradurre l'immagine della più sublime spiritualità laddove la spiritualità è del tutto scomparsa. Gli occhi di Adrian erano sprofondati nelle occhiaie, le sopracciglia erano diventate più fitte, di sotto a queste il fantasma di uno sguardo indicibilmente severo, indagatore fino alla minaccia, era rivolto verso di me e mi faceva tremare. Ma dopo un solo attimo crollava, perché il bulbo degli occhi si voltava all'insù, scompariva a metà sotto le palpebre, oscillava senza sostegno. E il ripetuto invito della madre di entrare e di avvicinarmi, rifiutai. E mi volsi con le lacrime che mi riempivano gli occhi. Il 25 agosto del 1940 mi raggiunse a Freising la notizia che si era spento il resto di una vita, la quale era stato il contenuto essenziale della mia. Per affetto, per intensità, per terrore e per orgoglio, davanti alla fossa, nel piccolo cimitero di Oberweiler
Ci trovammo, oltre ai suoi parenti, Janet Searle, Rudiger Sitnap, Kunigund Rosenthal, Meta Nakedi e una donna velata, irriconoscibile, che scomparve mentre le zolle cadevano sulla bara. La Germania, coi pomelli accesi, traballava allora al colmo dei suoi orrendi trionfi, in procinto di conquistare il mondo in virtù del solo trattato che era disposta a osservare e che aveva firmato col sangue. Oggi, avvinghiata dai demoni, coprendosi un occhio con la mano, fissando l'orrore con l'altro, la Germania precipita di disperazione in disperazione. Quando toccherà il fondo dell'abisso? Quando sorgerà dall'estrema disperazione, pari a un miracolo superiore ad ogni fede, il nuovo crepuscolo di una speranza? Un uomo solitario, io, giunge le mani e invoca. Dio sia clemente alle vostre povere anime, o amico, o patria. A 10 metri di qui sono comparse delle svastiche proprio in questi giorni. Non credo che se si leggesse davvero Mann ricomparirebbero indecentemente delle svastiche sulle mura di una scuola. Ma invece è accaduto nella nostra città e qualche giorno fa. Cosa ci porta a riflettere su questa straordinaria fine? L'arte, la sublime grandezza dell'arte. Proprio mentre un ragazzo poco fa mi raccontava quanto sia difficile trovare i libri per studiare, munirsi dei libri su cui lavorare. Perché che cosa ci dice nel Dottor Faustus? Lui, lo scrittore Nobel a un'età incredibile, a 50 anni. Lui, tradotto dovunque. E fra l'altro ho avuto la fortuna di vederlo, ma mi sono imposto di non avvicinarlo, nel 54 a Malcesine sul Garda, riconosciuto subito e rimasto impietrito, tanto che mio fratello mi scuoteva un po'. Cosa ci darebbe se lo leggessimo? Dove ci condurrebbe se accettassimo di seguirlo? Ha lavorato in senso metaforico. In effetti, i figli l'avevano soprannominato il mago. E mago fu per tutta la vita, un po' per tutti, tanto quelli a cui non piaceva, e ce n'erano. Per esempio, lui non vide i 600 giorni della Repubblica Sociale Italiana, ma qualcuno glieli raccontò in California. E allora il figlio Klaus si arruolò nell'esercito americano e chiese di combattere proprio quelli, con i teschi e le camicie nere. E si uccise l'anno dopo, in un accesso di disperazione. Suicidi, follia, stranezze, i maghi, come li chiamavano tutti, dal loro esilio californiano sapevano, leggevano. Cosa poteva sembrare
a questo signore onnivoro di letture, ma senza partecipazione scolastica, figlio di gente molto ricca, ma con una stranezza sempre apparsa a tutti come il sigme dei Mann, perché la mamma era una brasiliana. Ho detto all'associazione italo-tedesca di Pesaro, parlando, osando proprio lì di parlare di Mann, che aveva sposato un oba-oba, le danzatrici del Carnevale di Rio. La bella brasiliana conta moltissimo, nel senso che l'inclinazione della differenza, perché invece la discendenza di mercanti, la discendenza di banchieri, la discendenza di commercianti pesa al punto che lui e i figli vogliono assolutamente fare qualche cos'altro. Cosa ci dicono le svastiche a 2 giorni da questa lezione? Guardate che caso. Ci dicono che la metafora diabolica deve essere usata come ermeneutica, perché se no non ci arrivi senza la metafora della dannazione per prezzo. Cosa vuole Adrian Leverkühn? Vuole inventarsi una nuova musica, la dodecafonia. Cosa vuole Vincent van Gogh, l'olandese? Rischiare la pazzia per far meglio, seppur diversamente, degli antichi maestri. Come si chiama la strada dove sta Francisco Goya, la quinta del sordo? Ma è sordo perché non ci sente o ha già incontrato il demonio anche lui? E il greco perché non lo chiamano come si chiama? Dimitri Theotokopoulos. Ma nessuno nella Spagna cinquecentesca degli allori e delle conquiste lo chiamerà mai altro che col nome di El Greco. Di cosa stiamo parlando? Della dannazione in arte. Negli ultimi giorni della sua vita, Giorgio Morandi lasciò l'esilio di Via Fandazza e si mise a frequentare una ricca signora bolognese, mia amica. Sentì più cretinate in queste serate con cui si concluse la sua vita da solitario di quante avrebbe potuto sentirne in 3 vite. Una che mi è rimasta in mente, sono stato maestro collega delle Dine, che è il diminutivo di Morandine, che sono le sorelle maestre di Morandi. Una signora gli disse: lei Morandi sbaglia perché non va mai in giro, in crociera, in quei posti bellissimi dove stava Gauguin. Perché se si decidesse ad andare in giro per quelle isole, oltre che delle ragazze da morire a guardarle, vedrebbe dei colori, ma dei colori. Risposta alla Adrian Leverkühn. Ampiel sale al gris, ampiel sale all'ocra, mi piace solo il grigio. Mi piace solo l'ocra. Era stato toccato? No.
Assolutamente no. Era religiosissimo e andava quotidianamente a pregare nella chiesa della Santa, Santa Caterina da Bologna, in una disputas murandi all'Accademia Clementina, che sta sopra le monetine, tu sappiamo, e sopra la fontana ferliniana. Luti, peraltro geniale poeta, da me amatissimo. Antonio, sta cosa me la devi confessare. La storia di Morandi, il tuo Morandi, adassa a pregare Santa Caterina, gli è una storia coi fiocchi. Ma gli è una patacca, è tutta faetiana come il resto. Te sei un genio nel raccontare patacche, te non l'ha mai visto. Morandi inginocchiato, resta nei versi, che tanto c'è un altro fiorentino che non supererai mai. La dannazione contrapposta alla possibilità che quale? Qui siamo al limite, assolutamente. Dobbiamo domandarci, lui per scrivere La montagna incantata, l'ha fatto il patto? Lui, per arrivare alla dimensione biblica di Giuseppe e i suoi fratelli, ha parlato con i nemici di Giuseppe? E soprattutto, una cosa che a me, per esempio, sta moltissimo a cuore, perché io ce l'ho su, con chi non studia a scuola. E questo invece è davvero un autodidatta. Dove impara questo autodidatta? È normale che l'autodidatta sia un genio che fa di queste cose? C'è un prezzo da pagare demonico. Non è solo Klaus che suicida, è anche Erika. Ed Erika e Klaus erano amanti ancorché fratello e sorella. Amanti non occasionali, giorni, anni. E cosa significa l'eletto? L'ultimo capolavoro, l'ultimo libro. È la storia di padre Papa Gregorio Magno. Cosa dice la leggenda medievale di Papa Gregorio, che era figlio di due fratelli? Il cerchio si chiude. L'ultimo libro parla di un incesto con un esito terrificante e clamoroso, Gregorio Magno, il quale arriva in una barca abbandonato nelle isole dell'arcipelago normanno, Jersey, Guernsey, quelle dove stava in esilio Victor Hugo. Impossibile pensare a Mann che leggesse Hugo. Cosa leggeva Mann? Splendendamente i suoi. Carlotta a Weimar riduce a ridere come se si fosse di fronte alla comica finale. Cosa racconta? Siamo nel 1816. Siamo a Weimar, c'è Carlotta e Carlotta è in visita ai luoghi dove amò e dove qualcuno la vide amare. Quel qualcuno era Goethe. E allora comincia questa sconcertante vicenda
di questa signora con i figli che ritorna a vedere. Finalmente abbiamo spedito a Sant'Elena Napoleone, che non ha nemmeno i due baffetti fatali, però stia là anche lui. E cosa vogliono? Cosa vogliono? Anche se siamo nel 16, 1816, intervistarla, dire come andò la vicenda, dire che la narrazione forse poteva avere un aggancio. Stava bene quando ha scritto Carlotta Weimann e poteva dar luogo alla sua sconcertante vocazione. Avrebbe voluto fare lo scrittore comico. Gli sarebbe piaciuto che tutti i momenti la gente che leggeva i suoi libri sussultasse nel riso. Ma lui non ha fatto come Adrian Leverkun. A lui bastava il genio che aveva, nel senso che a leggere cosa ha combinato nella Weimar del 1816 con questa Carlotta, che non ci sono gli strumenti, però ci sono. Quando lo scrive alla televisione, quando lo scrive è esperto di fotografia, quando lo scrive può andare in tutti i 27 paesi dove lo adorano perché traducono, perché collezionano, ma il genio è diverso. Sentite cosa succede a Carlotta a Weimar. Arriva una scocciatrice. Questa scocciatrice è scocciatrice non meno degli altri. Gli imbecilli, com'era Goethe, come vi amava, ecco quella roba lì. Però questa, che non è così cretina, è cretina in un altro modo, perché è ricca e gira il mondo schizzando ritratti ai giganti del tempo. Che bella idea. È piena di idee così la letteratura di Thomas. Essa era in realtà un irlandese. Viaggiava disegnando ed era difficile distinguere tra il fine e il mezzo. Forse il suo talento era forte abbastanza da non aver bisogno di appoggiarsi all'importanza sensazionale dell'oggetto rappresentato, ma la sua vivacità ed abilità pratica, troppo intensa per acquietarsi in un calmo esercizio dell'arte, la si poteva così vedere senza paura, in caccia di astri, le cui immagini andavano fissando nei suoi albi, e se appena possibile con la firma di garanzia del rispettivo modello. Carlotta udì e vide stupita in quanti mai luoghi fosse stata questa ragazza. Aveva disegnato il ponte di Arcole, l'Acropoli di Atene, la casa dove era nato Kant a Königsberg, sempre tutto a carboncino. Da una dondolante imbarcazione pagata 50 sterline di noleggio, aveva perfino disegnato l'imperatore Napoleone sulla nave Bellerofonte, nella rada di Plymouth. Quando salito sopra, coperta dopo la cena, avevano usato tabacco appoggiato al reeling. Non era un bel quadro, lo ammetteva lei stessa. C'era un terribile groviglio di imbarcazioni piene di donne e di bambini e di uomini urlanti, urrà.
e le stava attorno il mare che era mosso, e la brevità della sosta imperiale era riuscita naturalmente di molto danno al suo lavoro. Per di più l'eroe col bicorno, la pancia e le falde della giacca discoste, veduto così di sotto in su, sembrava riflesso da uno specchio deformante, schiacciato, allargato in modo ridicolo. Tuttavia, per mezzo di un ufficiale della nave fatale, era riuscita a ottenere la firma, o almeno uno sgorbio frettoloso che poteva passare per una firma. Il duca di Wellington non aveva mancato di concedere la sua. Il congresso di Vienna aveva offerto un brillante bottino. La grande rapidità con cui lavorava Miss Rose rendeva possibile anche il più affaccendato dei personaggi di accontentarla. Il principe di Metternich, il principe di Teheran, Lord Castlereagh, il signor von Hindenburg e molti altri delegati europei lo avevano fatto. Lo zar Alessandro aveva addirittura autenticato il ritratto barbuto, con un naso alquanto pronunciato, forse perché l'artista era riuscita a dare l'aspetto di una corona d'alloro ai ciuffetti laterali che incornaciavano la sua calvizie. I ritratti della signora Rachel von Wacken, del professor Selling, del principe Bücker di Wallstadt comprovavano che non era mai stato sviluppato il suo tempo a Berlino. Geniale. Lasciatemelo dire, rovinato dai fotoreporter, dalle dementi col quadernino delle firme, è riuscito a inventarsi una che va in giro a disegnare e che fa Wellington, per favore, Napoleone, un momento, scusa, che è la presa in giro infernale, micidiale, manniana di quelli che lui aveva intorno davvero. Ma cosa ne pensate di Hitler? E lui va a casa e si inventa la reporter col pastello. Napoleone, ti spiego, per favore, ecco, un momento. Geniale anche questo. Per noi era un mito estremamente politico. E infatti il libro adorato di un'intera generazione di italiani sono le considerazioni di un impolitico, generosamente edito dal solito Adelphi, dove continuamente dicendo non so nulla, sono un poveretto che ci prova, sono uno che ha letto qualche libro, sono uno che ne ho scritti troppi, ci mette in evidenza quello che poté essere il disastro. Perché il centro del disastro è manniano, totalmente manniano. Noi stiamo parlando del paese di Hegel, noi stiamo parlando del gigante pedagogico. Cosa porta a far trionfare in libere elezioni? Attenzione, è cominciato il 19. Pietro Nenni scrisse il diciannovismo. Cos'è il diciannovismo? La culla del fascismo. Non sapevano mica chiamarsi fascisti. Si chiamavano diciannovisti perché che in realtà erano dei socialisti. 23 marzo 1919. È lì che comincia, ma un man noi non l'abbiamo trovato. L'idea di una genesi di camicie, di scarponacci, di ranci mal digeriti. Non ce l'abbiamo. Ci sarebbe voluto un man anche a noi e non l'abbiamo avuto.
Mi accontenterei però che ci fosse, e non c'è, in circolazione quel prezioso libro che il leader del socialismo italiano, Pietro Nenni, scrisse per spiegare come cominciano le cose, e infatti si chiama Il diciannovismo. E le genesi, il diciannovismo appunto, riempiono questa dimensione così complicata. Ma allora perché è stata scelta la dimensione dell'incontro col ragazzino? Vi faccio sentire qualche cosa. Klaus Mann, La svolta, storia di una vita. È un libro straordinario, penosissimo, non solo perché poi uno come me sa che è il preludio al suicidio, perché Klaus dopo si suicida, ma perché c'è il babbo, c'è il padre tremendo, che non viene raccontato come un gigante, tutt'altro, ma come una sorta di amico che si capisce fino a un certo punto. Sentite questa vicenda padre-figlio nella famiglia Mann. La carrozzina da bambino è il paradiso perduto. L'unico tempo assolutamente felice della vita è quello che trascorriamo dormendo. Dove c'è il ricordo vuol dire che non c'è la felicità. Ricordarsi delle cose vuol dire rimpiangere il passato. La nostalgia comincia con la coscienza. Come potrei mai dimenticare la cara immagine che tante volte mi aiutò a trovare sonno e oblio? Notte per notte io invocai l'ombra di una culla fornita di vele che mi portava lontano, attraverso boschi profondi, acque tranquille, nella profondità di un cielo azzurro. Quella barca che io certo avevo conosciuto attraverso una fiaba mi perseguitò per anni, simbolo di fuga, di beato venir meno. Ma a poco la culla mutò forma, si fece più stretta, più lunga, di colore più cupo. Era una culla, era una bara. Grembo materno, fossa della nostra coscienza, tutto confluiva, tutto diventava una sola cosa. Il sonno a cui noi anneliamo è senza sogni. Noi siamo visitati dai sogni appena cominciano i ricordi, appena cominciano i rimorsi. Verso il mio quinto anno di vita, la camera che dividevo con Erika prima e poi con Golo cominciò a riempirsi ogni notte di spettri. Come esecravo il pallido signore che quasi ogni notte turbava il mio riposo. Talvolta recava la sua testa tenendola sotto il braccio, come se fosse un vaso di fiori oppure un cilindro. Io sudavo freddo alla vista di quel pallido fantasma che in un atteggiamento sì inconsueto accennava amichevolmente o sogghignava. Il mio terrore
raggiunse presto un tal grado di intensità che non potei tenerlo per me. Ne parlai alla nostra bambinaia, Anna, quella che aveva le guance azzurre. Ed essa ne parlò a Thomas, a nostro padre, che immediatamente decise di porre fine alle visite del signore decapitato. E perciò venne nell'ora del sonno in camera nostra, avvenimento assolutamente inconsueto, e ci espose un piano strategico. Noi a quello spettro non dovevamo neppure badare. Probabilmente mortificato se ne sarebbe andato. Se non bastava, dovevamo gridargli che se ne andasse al diavolo. Se anche questo non otteneva lo scopo desiderato, dovevamo minacciarlo dell'intervento di Thomas, del nostro babbo. Sapete, diceva Thomas, è cosa risaputa nel mondo dei fantasmi, che se io, Thomas Mann, perdo la pazienza davvero, faccio paura perfino ai fantasmi. Noi facemmo così e presto il fantasma sparì. E fu da quel momento che in casa nostra Thomas Mann, nostro padre, si chiamò il mago. Prima solo tra noi figlioli, ma poi avendo capito che la cosa non gli spiaceva affatto, il nomino divenne ufficiale, sparì il nome Thomas e Mann diventò per tutti il mago. L'angoscia del bambino si limita a certe ore, spesso ai brevi istanti che precedono il sonno, allorché l'ansia primitiva, il ribrezzo della creatura abbandonata, assale l'anima bambina. Anche se in quell'ora cupa sei spaventato a morte, il mattino ti ritroverà sereno, sei riposato, l'acqua fresca ti butti in viso, ti fa gridare di gioia. Un giorno nuovo, il tuo giorno, il tuo sole, il tuo appetito, ed eccolo il tuo pane imburrato e i fuochi d'avena e la mela che sazieranno la tua fame. Il bambino è parente dell'uomo primitivo, innocente e avido, senza malizia e senza pietà, ignorante e creatore, come l'uomo della prima primavera il bimbo trasforma e ordina a nuovo tutti i fenomeni. Ingenuo e realista, solo e sempre interessato a ciò che è prossimo e palpabile, egli vede costruire la propria gerarchia, si crea i suoi miti con le cose che vede, gusta, tasta e ode. Non esiste all'infuori della sfera dei suoi diretti interessi ed immediate constatazioni qualcosa che esista, come potrebbe dubitare del valore assoluto delle sue personali esigenze. Sconcertante questo fatto che Klaus sia il figlio, che Erika la figlia, che Golo il figlio, ma per me che per lui ho una passione a partire dall'angelo azzurro, anche il fratello. Il fratello ha moltissimo da dire, ma non bisogna dimenticare questa stupenda cosa. Una rivista che è Cosmopolitan. Poco a poco si arrivava anche Playboy. No, perché è arrivato troppo tardi, è nato l'anno in cui Thomas è morto, se no il fondatore di Playboy un bel po' di soldi per avere Mann insieme alle Playgirl ce li avrebbe messi. Gli chiede se fa un articolo, gli dà una montagna
montagna di dollari, perché l'articolo è da lasciare un po' così. Significa questo, secondo i redattori di Cosmopolitan, cosa ne pensi di Hitler? Il risultato è tremendo fin dal titolo, perché l'articolo si intitola Mio fratello Hitler. In che senso? È l'accettazione della colpa. È il dire Hitler non sarebbe stato lì se non avessi un po' di colpa io. Infatti, se si fa una cattiveria pedagogicamente indispensabile, e si deve farla, e cioè se si colloca anche Thomas nel preludio, si capisce di più. Cos'è in fondo la montagna incantata? È la metafora di una solitudine atroce ma grande. La figura del gesuita nella montagna incantata è un preludio, è un saper prima. Lui non è sorpreso del fatto che Hitler esista e che Hitler abbia preso il potere. E guardate da che spazio lo osserva. E ha perfettamente ragione, ma lì sono in casa mia perché è la mia materia, è il mio spazio di studio. Si rivela un maestro Hitler nello sfruttare le debolezze, le forti inquietudini che percorrono l'intero continente nel tenere sotto ricatto la paura della guerra senza curarsi di nessun governo, e riesce a attanagliare i popoli, a conquistarne grandissima parte alle proprie infami idee. La fortuna lo asseconda, i muri si piegano silenziosamente davanti a lui, il buono a nulla desolante di un tempo, ora per amor di patria, per quanto se ne sa, ha imparato la politica e ha assoggettato l'Europa. E Dio solo sa, e forse anche il mondo intero, tutto ciò è assolutamente unico. Per le sue dimensioni è nuovo, impressionante, non si può fare a meno di nutrire nei confronti di questa tremenda figura una certa disperata ammirazione. In tutto ciò che fa Hitler sono riconoscibili gli aspetti delle fiabe, seppure deturpati, perché il motivo del deturpamento e della decadenza ha un ruolo significativo nella vita dell'Europa contemporanea. Ecco il tema della fiaba, Gianni il sognatore che conquista la principessa e prende tutto il regno, quello del brutto Anatrocolo che poi si rivela un cigno, della bella addormentata intorno alla quale il rogo di Brunilde diventa una siepe di rosa e lei sorride al bacio dell'eroe Sigfrido che la risveglia. Destati Germania, è la tipica frase di Hitler. È una frase rivoltante, ma esiste. E che cosa ne dite dell'ebreo nascosto tra le spine? In quante fiabe compare? E quant'altro ancora mescola all'anima popolare una patologia dell'abominevole? E tutto ciò che è wagneriano sul piano del deturpamento lo avevamo notato da tempo, conosciamo la ben motivata, seppure illecita, venerazione che il taumaturgo pazzoide politico riserva all'artistico cantatore che ancora Gottfried Keller chiamava barbiere e ciarlatano.
E qui, vista l'ora e l'importante contributo visivo, faccio una riflessione che rende un omaggio a un grande italiano di cui si celebrano un po' troppo provincialmente nascite, eroismi, simpatia, li aveva tutti. E Giovannino Guareschi. Se voi prendete Romeo e Giulietta al villaggio di Gottfried Keller, il grande narratore svizzero di lingua tedesca, scoprite che due contadinotti, figli di famiglie nemiche, si amano e, non potendo convincere i familiari della bontà del loro assunto, si buttano in un fiume e muoiono. Allora ho chiesto ai miei carissimi amici, i figli di Giovannino Guareschi, Carlotta Weimar. Era un ignorante, un cialtrone, sta buono. Era uno che ti prendeva molto per i fondelli, a te, ignorante. Carlotta lei, Albertino lui. Siamo stati amicissimi. Adesso lei non c'è più. A un certo punto, nel primo volume di Don Camillo, Peppone bussa. Ce l'avete ancora col mitra che avete rubato ai partigiani? Te non preoccuparti di come tengo i mitra. Sappi solo che se i comunisti pensassero ad andare al potere, verrebbe fuori un mitra e sicuramente anche i caricatori. Dei caricatori non sapevo nulla. Ad ogni modo ho bisogno di voi. Cosa c'è? Sapete quelle due famiglie che si litigavano? Ah, e allora? E allora sono molto preoccupato, perché il figliolo e la figliola sono innamorati cotti. Beh, che si sposino, vengono da me, o vengono da tale sezione, e smettetela subito. So che sono andati verso il fiume, verso il Po. Cioè, che vogliono fare come Giulietta e Romeo, annegarsi. Dai, prendete quel mitra e smettetela. E allora è diverso, perché tanto il prete quanto il compagno segretario di sessione puntano i mitra contro i parenti e fanno sposare Giulietta e Romeo al villaggio, che muoiono in Shakespeare, muoiono in quel capolavoro di Gottfried Keller, ma grazie ad Albertino so che non muoiono in Guareschi. Cos'è questa chiusura padana nei confronti di Mann? È una sorta di inchino alla parte di Mann che mi ha sempre lasciato, fra i tanti, più sbalordito e commosso, il far niente conto della grandeur e portare un Wurstel a livello di Goethe. Questo sembra essere il procedimento iniziatico che non lo abbandona neanche col cibo americano che regolarmente detesta. Vediamo cosa ha preparato Anna, c'è molto molto di valido. Ma ultimissima cosa, lui. Tazio che fa innamorare. Non esita a dirci la verità, perché l'alter ego che si innamora del fanciullo bellissimo dice così. Aveva la testa in fiamme, il corpo coperto di un sudore appiccicoso, un tremito alla gonca, una sete intollerabile lo torturava. Cercò lì intorno un qualsiasi ristoro immediato.
In un piccolo negozio di verdura comprò della frutta, fragole troppo mature, disfatte. Ne mangiò camminando. Una piazzetta che pareva stregata e abbandonata gli si aprì di fronte. La riconobbe. Era lì che settimana prima aveva formulato quel disperato processo di fuga. Si lasciò cadere sui gradini del pozzo, in mezzo al campiello. Appoggiò la testa contro la vera di pietra. C'era silenzio. L'erba cresceva tra le lastre del selciato. Rifiuti erano sparsi tutti intorno, le case scolorite e di altezza disuguale che circondavano la piazza. Ce n'era una simile a un palazzo con finestre ogivali, dietro le quali regnava il vuoto. E c'erano balconcini sorretti da leoni. Al pian terreno di un'altra c'era una fornace. Folate di vento caldo portavano ogni tanto odore di acido fenico. Lì sedeva il maestro, l'artista venerato, l'autore del Miserabile, colui che in forma di esemplare purezza aveva condannato la vita zingaresca alle torbide profondità, rifiutato ogni simpatia per gli abissi, riprovato il riprovevole, colui che era salito così in alto che, superato il proprio sapere e sfuggito all'ironia, si era abituato a considerarsi impegnato nella fiducia che ispirava le masse. Lui, la cui gloria era ufficiale, il cui nome era stato nobilitato, il cui stile era stato proposto ai bambini nelle scuole, era lì, seduto per terra, con le palpebre chiuse, solo ogni tanto gettava uno sguardo obliquo, ironico, perplesso, subito nascosto, e sulle labbra flosse e ravvivate dal rossetto articolato. Parole staccate dal discorso, che il suo cervello a metà assopito compone la strana logica del sogno. Già che la bellezza considera, Fedro, la bellezza soltanto è divina e visibile a un tempo, e perciò essa è la vita del sensibile, mio piccolo Fedro, è la vita dell'artista, è la vita dello spirito. Ma tu, mio caro, credi che giungerà la saggezza, che giungerà la vera dignità virile, colui che si incammina verso lo spirito utilizzando la strada dei sensi, oppure piuttosto la sua tale decisione che questa sia una strada deliziosa e pericolosa, che sia veramente una strada tortuosa e peccaminosa che conduce necessariamente allo smarrimento? Perché devi sapere che noi poeti non possiamo percorrere il cammino della bellezza senza che Eros ci accompagni e diventi la nostra guida. E se anche a modo nostro possiamo essere eroi e disciplinati combattenti, siamo tuttavia come le donne perché la passione è il nostro modo di innalzarci e l'amore deve rimanere il nostro anelito. E questo è il nostro piacere, ma è anche la nostra vergogna. Ed è l'ultima pagina, perché guardando l'amatissimo ragazzino polacco muore. Vediamo la Venezia dove tutto ciò accade. Sono un ammiratore sconsiderato al punto che non riesco, cosa che mi accade con pochi, a capire come facesse a essere così grande, perché lavora nell'Ottocento, è americano, cioè appartiene a una scuola lontanissima dalle scuole europee, ma in questa meravigliosa veduta di una piccolissima calle veneziana ci ha messo il Novecento, non l'Ottocento. Perché qui ci sono già Morandi, ci sono già Tosi, ci sono già Rosai, ci sono già i toscani che seguiranno Rosai matericamente. C'è qualche cosa di così sconcertante e strano da collegarsi alla bellezza mortifera e demonica di Mann, anticipando in misura da non consentirmi una decifrazione
onesta e reale. Sono stupefatto. È morandiano a livello incredibile, prende i toscani sotto braccio, ci rivela come si può fare a lasciare solo i segni utilissimamente, avendo cura di produrre un certo fondo, talché il canale vibra, ha un'acquosità da lasciare incredibile. E lo è anche in questo senso, non è meno misterioso. Evidentemente, provenendo dagli Stati Uniti, dove si lavorava in una maniera completamente differente, il materico, che è l'elemento di fondo di questo straordinario quadro, che non è assolutamente abbozzato come qualcuno scioccamente ha anche voluto dire, no, è calcolatamente quasi informale, nel senso che è quello che gli ha suggerito il rapporto tra colore e morte a Venezia, nel senso di qualcosa che va sgretolandosi e lo spinge a dipingere non la cartolinesca bellezza coloristica, ma lo sfarsi della dimensione putrefatta, della unione di poco denaro con molti canali, che sostanzialmente è questo che urbanisticamente produce queste visioni. E poi, molto prima di Carrà, quasi 100 anni a volte, considerando la intera produzione, si lascia incantare da questa incredibile capacità che ha questa città unica al mondo di porsi come se fosse una divinità di pietra e richiedesse una connotazione ritrattistica. C'è però un contatto sul quale bisognerebbe poter riflettere utilizzando strumenti da Freud in poi, perché la tanatologia manniana è presente anche in questa straordinaria e follemente anticipatrice veduta. C'è quindi evidentemente una connotazione che in questi luoghi c'è e che qualche grandissimo artista sa cogliere sia scrivendo sia dipingendo. E qui siamo al sublime dal mio punto di vista, perché bisogna pensare che per avere effetti di questo genere, penso per esempio ad Armando Spadini, che ha un tipo di coloritura frequentemente così labile e leggera, ma anche alla scuola piemontese, come veniva chiamata, anche lì c'era leggerezza, e più che mai a De Pisis, che ha del pari dipinto più volte Venezia. A tutto questo non mi soddisfa, perché il contrapporsi di quella vegetazione prigioniera, nascosta, catturata sulla sinistra, e il segreto nitore misterioso degli scuri sulla destra è qualche cosa che solo un avanzato Novecento saprà catturare e far proprio. Quindi c'è solo da essere stupiti e riverenti, e ovviamente anche lì, secondo me non so se si potrà mai arrivare a trovare il fil rouge che attua un congiungimento reale,
perché c'è Mann qui, ma non dovrebbe esserci, nel senso che hanno operato, lo scrittore e il pittore, in contingenze, su base di partenza, su dimensioni mentali e culturali completamente differenti. E anche in questo è fantasmagorico il rifiuto del calcolo che tanto severamente insegnavano a noi studenti d'accademia, e facevano bene naturalmente, volevamo bene a questi maestri che spesso parlavano dialetto, tanto che il mio più amato avrebbe detto: «Sat infette tot callavurire sabbia le davanti calper al merlo», e io gli rispondevo in dialetto, ero uno dei pochi a parlarlo. Fu maestro del grande fumettista Magnus, si chiamava Ovidio Gardenghi, ma ci avrebbe obbligato a tagliare il mare lassù. Aveva un altro merito, oltre al suo genio, che abitava in Via Orfeo come me. E poi bisogna far calcolo di qualche cosa che è manniano davvero, perché con una dimensione ferocemente legata all'arte e basta, il piccolo divino fanciullo polacco Tazio è rigorosamente preferito a queste stupende signore, americane o no, che vengono dipinte da questi pittori vagabondi che hanno però una tecnica meravigliosa e che sono le vere destinatrici del fascino della città lacustre. Il bambino Tazio è rimasto solo fino a questo momento. E qui abbiamo qualche cosa che per me è struggimento, nel senso che la coloritura è morandiana, il pavimento è bolognese, bolognesissimo, le coloriture sono nostre, ma è talmente Venezia, che l'altra sera, vedendo il tenente Mahler in una visione televisiva della versione di Senso fatta da Visconti, riscontravo anche lì quanto è nostro, oltre che veneziano, questo stupefacente quadro, dove la cantina corrusca e nera diventa elemento centrale e la gloria dell'antichità ricca e perduta deve fare i conti in marmorei con un acciottolato miserevole. Un grandissimo artista. E questo si riconosce con l'ingresso della contessa Serpieri dopo aver lasciato il tenente Mahler. Perché? Perché Visconti ha copiato questo quadro e lo ha riportato pari pari nella sequenza dell'innamoramento in Senso. E qui anche questo mi lascia molto perplesso, attonito, ammiratore e perplesso. La fanciulla in primo piano stabilisce un primo piano cinematografico. Non c'è nient'altro da dire. Certo, mi è stato obiettato, la fotografia c'era già. No, la fanciulla non è ferma dentro un quadro, si muore, perché il genio del pittore l'ha portata a questo livello,
sfasando completamente la forza del primo piano e facendo un'altra cosa, dando unicamente, quasi unicamente, del nero alle capparelle romagnole portate, è il simbolo della Romagna, me l'hanno anche assegnato, e dando il nero e basta ai due cittadini della città di mare, ha protetto la ragazza dall'immobilità e l'ha portata tutta verso di noi. È qualcosa di assolutamente incredibile. Un pittore grandissimo. Anche in questo, e questo è un acquerello e quindi è tutto più difficile perché l'olio ti aiuta moltissimo, ne puoi spremere un'intensità, che sono colori a darlo, se li sai usare, ma l'acquerello sussurra, ci sono appena appena dei fraseggi. E badate che per metà, quasi, devi prendere la solitudine. Ma se non la racconti così non è Venezia. Se non metti le calle in una dimensione di solitudine anche vagamente impaurente, allora non è morte a Venezia. Allora non c'è Tazio. Allora non c'è la fine dell'artista innamorato del ragazzino che merita proprio per quello la morte, come ultimo esito. La morte a Venezia, però. E le macchie marine nel risguardo basso a sinistra superano gli impressionisti francesi. Evidentemente la famosa mostra alla Quinta Armory, che decise il destino della pittura americana avviandola ad affrontare il Novecento fino al protagonismo assoluto di Rothko e della pop art, è qui che comincia, perché la lagunarità nevosa, la sensazione di dover lavorare sui bianchi e i grigi è già materica, è già fortissimamente collegata all'essenza e non alla superficie della pittura. E la sfida che lui si assegna è quella più feroce di tutte, perché le città molto note, molto amate, molto riprodotte, molto filmate, molto visitate, troppo visitate, sono quelle che ti sfidano. Sai fare qualcosa di nuovo? Conosci un altro modo? Lui lo conosce. Questi dormienti gondolieri dicono che c'è uno sguardo che prima non c'era, che non c'è paura di fare questi passaggi. Uno come questo, pressoché impossibile pittoricamente, fino alla rivoluzione degli impressionisti, d'accordo, fino a Manet, d'accordo, fino a Monet, d'accordo. Ma questo pittore va oltre, e qui è la gloria definitiva, perché, che lo si voglia o no, questo è un quadro informale, dove vale solo la gremitura dei colori, dove il realismo è così pallidamente, quasi bonariamente tollerato, perché in effetti i passaggi ad ocra e quasi rosso, carminio, grigi, ma grigi con una postulazione tutta particolare, ne fanno una dimensione strepitosa, mentre passa per un semplice acquirello
come anche questo, dove le macchie nere sulla destra sono manniane, la morte a Venezia, ma il risguardo totalizzante, perché prende l'intera conformazione del rettangolo ed è il ponte, riporta a questa dimensione di architettura, ma attenzione allo sguardo, sensazione, un momento solo, un'ora. E sono quelle che si sussurrano generazioni di pittori. Vai via, rientra, rincasa, non fermarti. Dà solo la possibilità al fruitore che ti guarderà di avere, come hai avuto tu, questo lampo di cordami e legni contrapposto alla basilica, alla chiesa antica, alla vocazione che si è persa di una religiosità lagunare fatta anche però di forza fin dal racconto che ne fa Dante. Questo a tutti gli effetti è talmente avanti da meritare una postdatazione di una sessantina d'anni derivata dagli appoggi per le gondole che diventano quasi degli elementi costruttivi da ocra morandiano e si sganciano completamente da una dimensione di visività cronachistica. In questo vediamo la sapienza, perché essendo all'interno di una dimensione dove la fotografia evidentemente è anche studiata, ha potuto prendere un angolo, come ha fatto qui, dove il coraggio di dare le silhouette senza cura, come se fossero non uomini ma macchie, ha un contraltare in San Marco direttamente che diventa la monodia veneziana su due supporti coloristici che fa vibrare quando la si vede, perché non c'entra niente né con le date coerenti né con qualcosa che si possa avere come rinvio culturale critico diretto. La stessa cosa può dirsi di questo splendido taglio, e qui comincia qualche cosa che mi sta nel cuore, perché è Ugo Pratt, è il bellissimo fumetto Sirar Abundi Chiar, che è il nome arabo di Venezia, la sua Venezia. Da 20 anni non c'è più, ma questo capolavoro, ecco, D'Annunzio a Venezia, ecco, Corto Maltese a Venezia, ecco, una dimensione di racconto che può ben sfidare Mann, perché io che ho conosciuto e dialogato per tanti anni con Ugo, so che non gli era inferiore come genio e grandezza. In pieno diciannovismo, a proposito, in pieno muoversi di qualche cosa che ancora nessuno sa cos'è. E qui c'è il genio di Sirar Abundi Chiar, Fiaba di Venezia, capolavoro di Pratt, legatissimo, legatissimo a Tazio, che del resto adorava, come adorava Mann, e misterioso perché, ecco, la parte interna, nella situazione mediana, è qualcosa che solo il genio prattiano, mutuato molto attraverso anche il lungo lavorio nelle scuole da cui siamo partiti. Abbiamo mostrato un ritratto eseguito in Argentina e questa è la scuola argentina del fumetto da cui proviene quel grandissimo
che è Pratt. Incredibile questo sfilare di tetti che dà una musicalità oltre che poetica, filmica, anche di misterioso ragguaglio, Sirara Bundichiar, come si chiama Venezia in arabo. E dato che era massone, dell'osservanza che qui si vede, non la più nota, quella di Palazzo Giustiniani, questa è quella di Palazzo Vitelleschi, e se l'ha voluto mettere perché aveva affetto per i fratelli ed è rimasto a loro legato fino a questo capolavoro che è già degli anni in cui si sente che non ha molto davanti a sé per vivere e vuole raccontare anche molto di sé in questo nostro grandissimo, geniale connazionale che si collega anche molto all'Argentina dove tanto imparò, dove si sentì più allievo che maestro e dalla quale ricavò un tipo di discorso pittorico a cui oggi rendiamo omaggio. Grazie per l'attenzione.